Buongiorno, io so che tutti voi siete qui anche per parlare di altro e volentieri parleremo anche di altro, ma c'è chi ha vinto senza ballottaggio e si chiama Massimo Bottura e io credo che sia un risultato straordinario. Avevamo immaginato questo momento di riconoscimento e tra virgolette non premiazione, perché dopo aver ottenuto il titolo di miglior ristorante del mondo, prima volta che accade a un italiano. Mi sembrava bello che insieme a Maurizio Martina, che ha lavorato a lungo e sta lavorando ancora con la Francescana, con Lara, dove è scappata, dove, scusami, eri in prima fila, con Beppe, David e Taka, che è quello del tortellino, Taka? È il tortellino. Ci potesse essere un momento di riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni, quindi... Molto sinteticamente, sono felice che oggi ci sia questa occasione. È un'occasione bella perché il cibo non è soltanto cibo, ma è cultura, è turismo, è agricoltura, sono valori. E se siete d'accordo, credo che sia bello che adesso Maurizio ci dica due parole, ci racconti che cos'è il premio, poi Massimo dica la sua, poi dopo io vi prendo le domande sugli altri vincitori, non su quelli del vincitori del premio miglior ristorante del mondo. Però lasciatemi dire che c'è un grandissimo orgoglio, perché per la prima volta l'Italia ottiene un risultato che non aveva mai ottenuto. E per essere la patria del buon vivere e del bel vivere, credo che oggi sia un giorno di festa. Maurizio, a te il racconto di che cosa stai facendo con Bottura e di che cos'è questo premio e cosa vuol dire per noi. Grazie, anch'io pochi minuti. Ha già detto bene il Presidente, è accaduta una cosa straordinaria per il nostro Paese, per la prima volta dopo un bel po' di anni. Un grande ristorante della nostra terra, del nostro Paese, è diventato il primo ristorante riconosciuto al mondo, dopo una selezione, una gara, una competizione ai massimi livelli, dopo aver battagliato con tanti altri ristoranti di tutto il pianeta. Questo riconoscimento è... per Massimo Bottura, per l'Osteria Francescana, per la nostra cultura enogastronomica, una straordinaria occasione. Mi piace pensare che sia arrivato, Massimo, questo riconoscimento nel solco dell'esperienza che abbiamo fatto insieme con l'Esposizione Universale di Milano, dove Massimo Bottura, con tanti altri chef del nostro paese, sono stati interpreti, protagonisti di un pezzo formidabile delle attività che l'Italia ha promosso, in particolare su alcuni temi cruciali. Pensate al tema dello spreco alimentare e a come ambasciatori di primo livello, come gli chef e come i cuochi del nostro Paese, possono essere a tutti gli effetti protagonisti anche di una nuova cultura, di una nuova educazione alimentare. È accaduto che a New York, proprio quanti giorni fa, 10? Ormai una settimana fa, l'Osteria Francescana sia stata riconosciuta come il più importante ristorante al mondo, e questo apre per noi delle occasioni straordinarie, apre per noi una nuova frontiera di iniziative che stiamo cercando di organizzare, che organizzeremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Abbiamo iniziato proprio con Expo Milano 2015, abbiamo iniziato radunando per la prima volta tutti i cuochi più importanti del nostro Paese, chiedendo loro un impegno a coordinarsi e a far maturare, far promuovere un progetto condiviso che portasse quest'idea della diplomazia del cibo al centro delle iniziative, delle istituzioni, ma anche di tanti protagonisti che nei loro ristoranti, nei loro locali, fanno la diplomazia del cibo di questo Paese in giro per il mondo a ogni latitudine. Noi andremo avanti adesso, dopo questo straordinario riconoscimento, stiamo preparando la settimana della cucina italiana nel mondo per novembre, insieme al Ministro Gentiloni, al Ministro Franceschini, ad altri ministeri abbiamo unito le forze, stiamo coordinando questa grande iniziativa che sfocerà in una programma di eventi fondamentali di primissimo livello ovunque nel mondo, che si concentrerà in particolare nella terza settimana di novembre. Massimo Bottura sarà un protagonista assoluto di questa iniziativa, ma ci sono una serie di tappe da qui a novembre molto importanti che vi racconterà in particolare Massimo e che fanno parte di questa strategia più generale. Io sono veramente contento che
Massimo Bottura sia qui oggi con noi e che si possa in questa occasione non solo dire un grazie di cuore a lui e a tutti quelli che con lui hanno creduto al lavoro che è stato fatto in questi anni, ma si possa rilanciare soprattutto la prospettiva di questo impegno formidabile per l'Italia. Quando noi siamo consapevoli della forza che il nostro Paese ha, in particolare su questi fronti, noi segniamo, secondo me, dei punti di novità clamorosi che poi portano con sé non solo il riconoscimento di una persona, della sua grandissima professionalità, ma davvero l'idea di una squadra Italia, di un'esperienza complessiva del nostro Paese che ha molto a che vedere, ad esempio, con il lavoro che tocca fare a noi ogni giorno, penso in particolare alla difesa delle nostre produzioni di qualità, di chi nel mondo agricolo, agroalimentare, lavora tutti i giorni perché la nostra terra produca prodotti di qualità e perché questi prodotti possano essere riconosciuti nel mondo come meritano. Ecco, c'è questo senso di squadra dentro lo sforzo che Massimo Bottura ha fatto con la sua esperienza e questa tappa di riconoscimento per lui in fondo è la tappa di un riconoscimento che va ben oltre la sua persona e interpreta, secondo me, al meglio questa idea e questa visione del Paese che noi dobbiamo assolutamente rafforzare sempre di più, e ne abbiamo le occasioni perché quello che è accaduto settimana scorsa a New York ci dice più di tante parole della forza che possiamo esprimere. Quindi grandissimi complimenti a te, Massimo, per il lavoro che hai fatto e naturalmente, siccome siamo già impegnati per le prossime tappe, non possiamo che darci un arrivederci ai prossimi giorni quando continueremo questo grande impegno. Grazie, a te la parola. Questa è la mia pashmina che mi porta fortuna. Buongiorno a tutti. Io credo che questo premio non sia, e questo riconoscimento non sia un riconoscimento solo ed esclusivamente mio dell'Osteria Francescana. Sicuramente la mia squadra ha un ruolo straordinario perché siamo un team di ragazzi appassionati, siamo 43 per servire 28 persone ogni giorno, ma sia un riconoscimento che è per tutta l'Italia. Io lo sostengo da anni. Non si è mai mangiato così bene in Italia come in questo momento. Da Licata fino su a San Cassiano, perché Licata c'è Pino Cuttaia, San Cassiano c'è Norbert, il più a sud e il più a nord. Che cosa facciamo? Che cosa siamo noi ogni giorno? Siamo come delle botteghe rinascimentali, perché nei nostri ristoranti facciamo formazione, abbiamo ragazzi che vogliono da tutto il mondo venire a vedere che cosa stiamo facendo, venire a imparare da noi, e sono ragazzi che imparano, che arrivano da Lima, arrivano da Tokyo, arrivano da New York e diventeranno degli ambasciatori dei nostri prodotti, ognuno nel suo. Io a Modena, Davide Scabina a Torino e Massimiliano Alaimo a Padova. Quindi facciamo formazione. Poi siamo al fianco dei contadini, degli agricoltori, dei pescatori, dei casari, sono i veri eroi. Per quello che mi sono trovato così bene con Maurizio, perché condividevamo questa idea, questo pensiero. Questi sono i veri eroi italiani, che ci mettono a disposizione delle materie prime straordinarie, uniche al mondo, e che ci permettono di trasmettere queste emozioni attraverso i nostri piatti. Che sia il soffio del vento di Pantelleria o la nebbia dei portici di Bologna. Avevamo l'agricoltura, il turismo. Non c'è turismo migliore del turismo enogastronomico. Il turismo enogastronomico è un turismo veramente importante. Tanti paesi l'hanno capito e tanti paesi stanno investendo. E questa è una cosa fondamentale. E poi la cultura. Perché i nostri piatti guardano il passato in una chiave critica e non nostalgica. Tanti pensano che l'Italia, noi siamo i migliori. All'estero non pensano questo. All'estero ci amano la follia per i nostri stili di vita, ma per riuscire a portare l'Italia nel futuro bisogna guardarla in una chiave critica e non nostalgica. E allora la lasagna della nonna deve diventare emozione. È questo che trasformiamo e che facciamo ogni giorno.
Prendiamo il meglio del passato, lo spacchiamo e lo ricostruiamo in chiave contemporanea e lo portiamo nel futuro. Questo è quello che facciamo in Osteria Francescana, così come tutti gli altri. Penso che ci sia un passaggio fondamentale, perché parte tutto dalla cultura. Perché la cultura genera conoscenza. La conoscenza apre la coscienza. E la coscienza il senso di responsabilità. Tutto quello che è l'Osteria Francescana stiamo facendo, stiamo creando cultura. E senza l'Osteria Francescana non avremmo mai potuto fare quello che abbiamo fatto all'Expo. Creare questo esempio virtuoso, cioè un esempio di cosa può fare un cuoco contemporaneo che entra in cucina con le mani sporche di terra. Un cuoco contemporaneo pensa e ha senso di responsabilità e può anche immaginare, attraverso il sogno, c'era un mio concittadino, che forse conoscete, che diceva se lo puoi sognare lo puoi fare, si chiamava Enzo Ferrari, e l'ha fatto, ha tramutato il sogno in realtà. E noi possiamo fare esattamente la stessa cosa. Però è questo il messaggio. Il senso, senza cultura non riesce ad arrivare a questo senso di responsabilità. E il refettorio ambrosiano, che si è aperto insieme a Papa Francesco, al Cardinale Scola, alla Caritas e a tutti i più grandi cuochi del mondo a Milano per l'Expo, è là, in bella mostra. Funziona, ogni giorno. Ma bisogna andare oltre. Bisogna dare l'esempio agli altri. Abbiamo aperto l'Antoniano, apriremo a Modena, Ugo Alciati sta lavorando su Torino, Nino Graziano su Palermo, ma la cosa più bella è questa, che il primo, l'uno, il due o il tre, adesso non sappiamo esattamente, di agosto, apriremo Rio de Janeiro per le Olimpiadi, perché il sindaco di Rio de Janeiro, che è dall'altra parte del mondo, ha guardato e capito il progetto. Tanti italiani non l'hanno capito perché lo vivono quotidianamente. Ha capito il progetto e cosa ha fatto? Con un videomessaggio mi ha mandato, mi ha detto, questo è il tuo spazio, nel quartiere Lapa, fanne quello che vuoi. E io e Lara, che è qua con me, abbiamo cominciato a raccogliere fondi usando la mia immagine. E apriremo insieme a Gastromotiva, questa associazione che aiuta le donne a trovare in difficoltà a ricostruire la dignità e a trovare un futuro. Quindi costruiremo una scuola di cucina con anche annessa la mensa, cioè il refettorio di Rio de Janeiro. E questo, secondo me, sarà una cosa straordinaria per l'Italia, perché andiamo là a far vedere che cos'è l'Italia veramente. E quando c'è il momento di difficoltà, nei momenti difficili, l'Italia è il sociale. Io sono uno di Modena, sono nato in mezzo alle cooperative, in mezzo ai casari che fanno il parmigiano reggiano. Condividiamo questo, non faccio nient'altro che fare questo. E quindi io lo sento questo senso di responsabilità e sento questo, che è il momento di restituire, perché nella vita ho ricevuto tutto, che cosa c'è bisogno di restituire in questo momento. E allora facciamo qualcosa per gli altri. Grazie mille. Quindi sono i piatti di Palazzo Chigi e di Villa Doria.